verrebbe vietato anche con la sua legge. Sì. Aspetta. Tranne, no, però va detto, tranne la possibilità di adottare il riconoscimento della responsabilità della responsabilità genitoriale sul figlio del partner nel momento in cui il bambino ha un solo genitore biologico. Non è vero che non è il padre, perché la maggior parte di queste coppie, in particolare di uomini che vanno in California piuttosto che in Canada, uno dei due è il padre naturale di quel bambino. Cosa vogliamo dire? Che, no, che gli omosessuali non hanno neanche gli spermatozoi? No, insomma, ma nel mercato arriviamo fino a 5 genitori. Ma quale mercato? Possiamo fare quello che ci pare. Il punto di fondo è che la responsabilità genitoriale, riconosciuta da ben 3 fino adesso tribunali dei minori in questo paese, Torino, Roma, peraltro, Palermo, amplia la responsabilità genitoriale a tutela di quel bambino, che comunque resta un bambino discriminato rispetto ai bambini delle altre famiglie. Perché? Perché quel bambino non diventa affine dei parenti del padre adottante o della madre adottante. Quindi quel anche bambino col vostro disegno non avrà i nonni, non avrà i cuginetti, non avrà i nipotini. E la madre dove di quel bambino? La madre di quello che l'ha partorito, dov'è? La vera madre dov'è? Lei è parente. Ma e chi l'ha partorito, eh? Dove finisce la madre che è stata comprata? Dov'è la madre? Ma quale comprata? Ma è l'utero in affitto? Perché voglia negare queste parole? Ma vergogna di te. Bisogna anche essere offensivo. Sarà pure offensivo, però è vero. Ahimè, purtroppo è una pratica. Aprite un testo di legge, guardatevi la surrogacy in California, che non prevede alcuno scambio di in California, vogliamo dire che quello che succede in Nepal è quando c'è stato il terremoto, allora, per esempio, famiglie, si è vista l'esodo di queste donne. Lei dica da che paese venivano, però, certo, quelle coppie. Certo, indiane. No, lo sappiamo. Le coppie che sono andate certo, di Stato. Certo. Ecco. Quindi, però, come dire, però sappiamo che esiste, non possiamo far finta che non ci sia questo problema. Noi dobbiamo dare rispetto anche a chi fa quella scelta. Guardatevi il sito internet di Famiglia Arcobaleno e vedrete che c'è una procedura di natura etica e soprattutto un impegno etico che queste famiglie prendono anche con la madre che si presta alla surrogacy negli Stati Uniti e in Canada, perché loro non vanno altrove, e hanno fatto una discussione al loro interno anche molto travagliata per arrivare a questo documento etico e morale che ognuno si impegna a rispettare. Ciò vuol dire che non è una passeggiata per nessuno. Noi siamo donne e sappiamo che cosa vuol dire sapere. Ma cosa c'entra il bambino? Il bambino è amatissimo comunque sia nella famiglia dove è nato da mamma e papà, sia nella famiglia dove è nato da due papà o da due mamme. Cosa non vuol dire? È nato da due papà. Che le famiglie arcobaleno non amano i loro bambini. Ma non diciamo cose che non esistono. Forse sono bambini talmente tanto desiderati, talmente tanto amati, che possono avere il contrario dell'effetto di quello che accade spesso invece nelle nostre famiglie eterosessuali, dove i nostri bambini spesso, lo dico da eterosessuale sposata, spesso sono, come dire, abbandonati alla PlayStation piuttosto che alla televisione. È venuto in commissione... Dai, ma... No, è così. Ma non è vero.